Ciao a tutti, io sono Marco, bentornati sul canale della Multivision Video Production. Oggi vi porto un esperimento alquanto insano. Andiamo a vedere il perché. Ho trovato un prodotto alimentare all'interno della mia credenza, della mia cucina, che è scaduto circa da un anno e mezzo. Si tratta di un succo di frutta alla pera. Vi faccio vedere la data. È scaduto il 12 marzo, vediamo se metto a fuoco, sì, 2018, esattamente un anno e mezzo, un anno e un mese più o meno. Agitare prima dell'uso. Si sente niente. Sarà diventato un mattone. Dunque. È sempre quello, eh? Sto cercando di aprirlo perché non c'è la cannuccia che fora. Vi faccio rivedere la data. Metto fuoco però. Vi faccio rivedere la data, eccolo. Lo apro davanti a voi. Cosa non si fa per la propria, per il proprio canale. Non si offre. Oltre che è scaduto, è anche fraido il cartone. Aspetta, fammi prendere un paio di forbici. Allora, vediamo un po' le forbici, dove ce le ho le forbici, eccole. Allora, è sempre lui, ok? La data di scadenza è quella riportata sulla confezione, si vede? Quando gira in automatico fa fatica a mettere a fuoco. Infatti ragazzi, si fanno i video sempre in manuale, ricordatevelo. Allora, tagliamolo. Tagliato. Vi facciamo vedere la data per i più malfidati. Adesso mi casca anche per terra. Ok, 12 marzo. Andiamolo a provare. Normalissimo succo alla pera. Buono. Questo, ripeto, l'ho trovato nella mia cucina, visto che sono 40 giorni e più che stiamo, è cascato anche un po' di succo. Buono. Che siamo a casa, ho dato una ripulita alla, cioè una ripulita. Ho dato una controllata alla cucina per vedere quali erano i prodotti che magari si potevano cucinare. E ho trovato appunto questo succo di frutta scaduto un anno e mezzo fa. No, un anno e un mese fa. Non è male, è buono. Non, cioè, non è cambiato il sapore, è sempre il succo alla pera. Normalissimo. Normalissimo succo alla pera. Bene, io ho visto che ho dato il mio contributo alla scienza. Vi ringrazio per aver visto questo video e non buttate il cibo che magari è scaduto da 2-3 giorni, come gli yogurt. Ho provato anche prima uno yogurt che era scaduto da una settimana, non cambia assolutamente niente. E forse potrebbe cambiare qualcosa a livello nutrizionale, non lo so, non sono uno scienziato, non sono un nutrizionista, non lo so. Al momento questo, dopo un anno e un mese che è stato dentro alla cucina, sembrerebbe ancora buono. Se fra mezz'ora vado al bagno, questo non ve lo so dire. Comunque è buono. Grazie per aver visto di nuovo questo video e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzuoli. 12 marzo 2018. Ma sono 2 anni.